approvate a maggioranza le due proposte di deliberazione presentate da PD, Italia Viva e Movimento 5 Stelle per indire il referendum abrogativo della legge nazionale sull'autonomia differenziata. La prima proposta prevede l'abolizione totale della legge. La seconda, nel caso in cui l'abrogazione totale non fosse ritenuta ammissibile, ne prevede l'abrogazione in ampia parte. Le proposte sono state firmate dal capigruppo di maggioranza Vincenzo Ceccarelli del PD, che l'ha illustrata all'Aula, Stefano Scaramelli di Italia Viva e dalla consigliera del Movimento 5 Stelle Silvia Noferi. Noi riteniamo che questa sia una legge pasticcio che non risponde certo all'esigenza di far funzionare meglio i livelli istituzionali del Paese. La nostra Costituzione parla di un regionalismo cooperativo e non competitivo. In questo modo, con questa legge, che fra l'altro non ha stabilito prima i livelli essenziali delle prestazioni, non ha messo a disposizione risorse per riequilibrare le diseguaglianze che rischiano invece di aumentare fra regioni più forti e regioni più deboli. Noi rischiamo di creare in Italia 20 staterelli che sono insignificanti nei confronti di entità come l'Europa, della quale facciamo parte. Dall'altro, questa legge, che risponde di più alle spinte un po' secessioniste di una forza politica che sta al governo, va letta in un combinato disposto con l'altra legge, che è quella sul premierato, che invece risponde all'applicazione delle spinte diriciste di un'altra forza politica di destra che sta al governo, vale a dire quella di avere un capo dell'esecutivo eletto direttamente dal popolo e difficilmente controllabile sia dal Presidente della Repubblica che dal Parlamento, che con quella legge vengono oggettivamente indeboliti. Tanto c'è una valenza di natura politica, centrosinistra è compatto, unito, si allarga, cresce in Toscana, difende le peculiarità della Toscana e la nostra autonomia è quella di indire e richiedere l'indizione di un referendum, è un atto voluto dalla Costituzione, stiamo difendendo la Costituzione al cospetto di una norma voluta dal governo Meloni che fa contenta solamente la Lega, che divide l'Italia, che fa male alla Toscana, che differenzia in maniera eccessiva le normative per cui le regioni dovrebbero poi impegnare. Quindi è una difesa della nostra peculiarità e nel farlo abbiamo il coraggio di assumersi una responsabilità importante e soprattutto di unire un fronte politico nuovo. È fondamentale in questo momento storico della Repubblica unire tutte le forze civili e politiche per evitare quello che è uno smembramento dello Stato italiano, perché questa è l'autonomia differenziata e con il combinato disposto del premierato diventa chiaro che non è utile al cittadino medio, toscano come calabrese come veneto, è utile soltanto a una compagine politica, quella che adesso sta governando il paese, che desidera avere un controllo assoluto anche dividendo ulteriormente l'Italia. Faccio solo una riflessione che dovrebbe far riflettere tutti i governatori delle regioni, tutti i politici e anche alcuni del centrodestra che già si sono espressi contro. In questi anni, in questi decenni, si è investito molto da parte del governo centrale per cercare di superare le differenze territoriali. Ancora oggi l'Unione Europea ci chiede uno sforzo ulteriore per superare le disuguaglianze all'interno di un territorio di respiro più ampio che è quello dell'Unione. Questa proposta di legge, che è formulata nel modo più sbagliato possibile, addirittura senza ancora la formulazione dei livelli essenziali di prestazione non solo in sanità ma anche su altri aspetti, va esattamente nella visione opposta. Un italiano oggi si sposta dalla Toscana alla Lombardia, alla Sicilia o ad altre regioni con una differenziazione enorme per quelli che sono i servizi e la tutela dei diritti minimi a cui deve invece avere possibilità di accedere in quanto cittadino italiano tutelato dalla Costituzione. Questi sono già sufficienti come principi. Se andiamo poi ad andare a analizzare col modo in cui è stata proposta l'autonomia differenziata e gli intenti che ci sono dietro, ecco, io credo che qualunque cittadino oggi dovrebbe farsi promotore di fermare quello che è veramente uno smembramento di un paese in un momento storico in cui invece c'è bisogno di unità. Voto contrario è stato espresso da Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e Gruppo Misto. Una occasione stramaledettamente persa, quella con il governatore Giani, peraltro assente oggi, su un tema che meritava ben altra importanza in aula, perché avremmo sicuramente potuto affrontare l'opportunità che rappresenta l'attuazione
di questa previsione costituzionale per un regionalismo compiuto, finalmente, che avrebbe potuto, perché no, riaccendere anche qualche speranza civica e politica in questo Paese e anche in questa Regione, invece no. Ci troviamo inchiodati in un dibattito, a seguito della richiesta del Partito Democratico, di tentare il referendum su un tema che in realtà è stato accompagnato fino all'ultima legge quadro dalla sinistra di questo paese, non soltanto toscana. Un dibattito in aula, direi quasi interamente fatto dai consiglieri di opposizione, un centrosinistra che non capiamo se non ha letto la legge e quindi non ha sostanza su quelle due PDD che ci porta oggi all'attenzione dell'aula, o seppure ha timore che il presidente Giani possa tenere a sé una serie di materie come per esempio la geotermia, abbiamo visto come sta gestendo l'eventuale rinnovo delle concessioni, o comunque la cultura, il tema dell'istruzione e del turismo. Quindi un silenzio quasi assordante, interamente composto dai consiglieri di maggioranza in aula oggi. Noi ribadiamo invece il pieno sostegno alla legge Calderoli, il pieno sostegno al governo, il pieno sostegno alla legge sull'autonomia differenziata, che crediamo essere un valore aggiunto che la Toscana potrà avere su alcune materie importanti. Io penso al tema della geotermia, penso al tema dei porti, penso al tema del turismo, penso al tema della cultura, una Toscana fatta piena di cultura, piena di musei, gestiti molto spesso anche dallo Stato centrale, che rimangono chiusi anche in orari in cui invece magari la Toscana potrebbe garantire delle aperture ulteriori. Penso a tantissime tematiche che fanno belle alla nostra regione e che avrebbero bisogno di una gestione più vicina al cittadino, più vicina al territorio, e quindi una gestione più regionale rispetto a una gestione centrale dello Stato. Siamo convintamente a favore della legge, siamo sicuri che la legge andrà avanti e siamo anche sicuri che queste giravolte del presidente Giani, che prima del presidente Rossi e poi del presidente Giani, che chiedono l'autonomia differenziata da tantissimi anni, porteranno anche alla Regione Toscana la richiesta di una serie di materie di competenza e quindi a far sì che la Toscana abbia più risorse e più autonomia su tanti temi che a tutti i toscani stanno a cuore. Dopo 33 anni, la Libertas Livorno 1947 conquista una storica promozione in Serie A2 di pallacanestro. Per festeggiare il ritorno nella massima serie, l'ufficio di presidenza del Consiglio regionale ha deciso all'unanimità di consegnare una coppa alla squadra. La cerimonia si è svolta a Palazzo del Pegaso, presenti il presidente del Consiglio regionale Antonio Masseo e il segretario questore Francesco Gazzetti. Ma questo è un riconoscimento importante, dopo 33 anni la Libertas Livorno torna in A2, è un riconoscimento per la società, è un riconoscimento per gli atleti che hanno fatto un campionato stupendo, è un riconoscimento per il pubblico che ha sempre gremito il palazzetto dello sport. Non ci sarà più il derby, ma Livorno, la Libertas, rappresenterà davvero ai massimi livelli tutto il nostro territorio, e questo è un riconoscimento che insieme al presidente Gazzetti abbiamo voluto dare per dire grazie a chi ha scommesso investendoci su questa società e agli atleti che hanno fatto un campionato stupendo. È una richiesta che tra l'altro è stata accolta unanimemente dall'ufficio di presidenza, e voglio ringraziare ovviamente tutte le componenti, tutti i componenti, in primis il presidente Mazzeo. Mi è sembrato e ci è sembrato dunque assolutamente doveroso questo riconoscimento, anche perché sicuramente la Libertas ha tenuto molto alto il nome non solo di Livorno ma della Toscana tutta, e questo è un premio, un riconoscimento al risultato sportivo ma anche al progetto che c'è dietro questo risultato e il lavoro della società e del presidente Consigli. A ritirare con emozione la coppa il presidente della Libertas Livorno 1947, Roberto Consigli. Veramente un grande piacere, una grande emozione. Ringrazio a nome di tutta la società e a nome di tutti gli sportivi livornesi, il Consiglio regionale della Toscana, per questo importantissimo riconoscimento che dà un valore ancora più importante a questa vittoria. Noi l'abbiamo detto tante volte, questa è una vittoria della gente, la gente che ha voluto far rinascere il basket a Livorno, la gente che si è messa insieme per ricostituire la Libertas Livorno dopo i fasti degli anni 80, e poi con l'aiuto di tutti
e siamo riusciti a riportarla in Serie A. Adesso questo è un patrimonio molto importante per noi e per tutti i ragazzi, le ragazze, le famiglie che seguono questa squadra, che l'hanno seguita con grande entusiasmo, e noi vogliamo continuare ad andare avanti in questo senso anche in Serie A. Ha partecipato alla cerimonia anche Tommaso Fantoni, capitano della squadra neopromossa. È un'emozione particolarissima, è mai provata, e veramente sono molto orgoglioso di questo e ringrazio veramente la Regione Toscana. Come è stata la promozione, insomma, è stato come toccare il cielo con un dito. Per fortuna i miei compagni di squadra quest'anno, l'anno scorso, sono ragazzi con una gran testa, quindi gran lavoratori, e il risultato si è visto. La voglia è tantissima, sarà un campionato difficilissimo. Sono 10 squadre su 20 che vogliono salire, quindi hanno investito tantissimo. Noi invece vogliamo tranquillamente, cerchiamo di salvarci il prima possibile e mantenere la categoria per poi, ecco, aggiungere altri tasselli per l'anno dopo. Presentato presso il Media Center David Sassoli di Palazzo del Pegaso, il nuovo numero di Enjoy Elban the Tuscan Archipelago, primo magazine dedicato alle eccellenze elbane. Ad illustrare il contenuto di questo numero, la direttrice della rivista Patrizia Lupi e l'editore Federico Massimo Ceschin. Sulla rivista parliamo di tutto, di cultura, di arte, ma anche quello che è il lifestyle, le tradizioni enogastronomiche, il food, la produzione del vino. Quindi cerchiamo di creare uno spaccato di queste isole raccontandone la bellezza, ma soprattutto la ricchezza da tutti i punti di vista. Ci abbiamo provato anche quest'anno e speriamo di poter continuare anche nei prossimi, grazie alla collaborazione di tutte queste persone che fanno squadra intorno alla redazione. Siamo qui per presentare l'edizione 2024 di questo magazine, che parla di comunità, parla di profumi, colori, sapori, parla di un'identità molto forte dell'isola, parla a tutti, non solo perché è in italiano e in inglese, ma anche perché è scritto da persone veramente appassionate e con gli occhi di fotografi incredibilmente capaci di emozionare. La rivista è nata insieme al progetto regionale di Vetrina Toscana per raccontare anche i prodotti di qualità enogastronomici del territorio elbano. A Vetrina Toscana è con Enjoy Elba dalla prima edizione, perché l'abbiamo presentata insieme appunto per raccontare anche l'enogastronomia oltre che il meraviglioso mare dell'arcipelago toscano. E anzi, quando è nata proprio raccontava solo l'Elba e poi si è allargata a raccontare tutto il bello e il buono che c'è nell'arcipelago toscano. Vetrina Toscana è il progetto sul turismo enogastronomico della regione e quindi ovviamente il connubio è naturale, e quest'anno abbiamo raccontato diciamo la cucina per chi va in barca, per cui abbiamo raccontato happy boat in Toscana, che sono delle ricette appunto che si possono fare in barca, e quindi un approccio lato mare alla nostra bella costa. Sono intervenuti il presidente del Consiglio regionale Antonio Masseo e il consigliere regionale Marco Landi. Sono davvero felice ed orgoglioso di poter presentare in Consiglio regionale la 7ª edizione di Enjoy Elba e The Tuscany Archipelago. È un modo per raccontare non solo quanta bellezza c'è in quel territorio, che non è solo un territorio di mare, è un territorio di terra, di terre, è un territorio di lavoro che vive 4 stagioni l'anno. Noi conosciamo questa terra per la bellezza, per i tanti turisti che riescono a vivere durante le estati, ma l'Elba e l'arcipelago della costa toscana è molto di più. È un territorio che produce grandi qualità enogastronomiche, un territorio che produce vini di qualità, e una terra che è in grado di esportare in tutto il mondo orologi tra i più pregiati. L'Elba è qualcosa di più del mare, e ringrazio la direttrice per il grande lavoro che sta portando avanti. In questi racconti ci sta la fotografia di una terra da esplorare. È per me un piacere e anche un onore presentare anche quest'anno Enjoy Elba, che non è soltanto una rivista, non è soltanto una guida, è un volume in cui si fa approfondimento, in cui si respira quello che è l'arcipelago toscano, perché
di tutte le isole dell'arcipelago toscano si parla, si fa approfondimento, si parla di storia, di cultura, di enogastronomia, di paesaggio, quindi una rivista e degli articoli da vivere, da leggere e anche da sentire per scoprire al meglio la nostra magnifica isola d'Elba, ma tutte le isole dell'arcipelago. Quindi è un messaggio promozionale, però che ha un contenuto anche importante e che dà una continuità anche di promozione per il nostro arcipelago, che non può che rendere la nostra Toscana orgogliosa delle bellezze delle nostre isole.